na na La 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 Buonasera, buon salve a tutti quanti. Grazie a Malcagata che ha fatto un ride durante la sigla, di cui però non ci sarà l'avviso probabilmente, proprio perché era durante la sigla, e a Sam Samubove che si è iscritto. Uh, adesso buonasera, buonasera, benvenuti eh, ragazzi e ragazze del Raid e buona serata a tutti quanti. Audio fuori sincro. Certo che fuori sincro, perché al solito mi dimentico di settarlo, perché sono stupido come la merda. <ride> Scusate, adesso lo sistemo, ragazzi. Ah uh... Uh, ogni volta che faccio una live che usa l'altra telecamera, sbaglio, cambio lo sincro. Ogni volta che cambio telecamera mi dimentico di cambiare la sincronia perché sono vecchio e rincoglionito. Ma fortunatamente me lo dite subito e quindi riesco sempre a sistemarlo entro una decina di secondi. Comunque stasera dovreste sentirmi anche leggermente più alto perché ho ehm, scaricato il programma dello Shure per settarlo in automatico in base alla distanza e l'ho settato distante. Si dovrebbe sentire leggermente più alto ma non Comunque altissimo, perché lo potete settare limitatamente. D'altronde, ragazzi, è un microfono sensibile ed è un microfono eh, di, di, di buona qualità. Come diretta conseguenza, non può prendere cioè non può alzarsi oltre, oltre un certo limite. Quindi, questo è il massimo a cui posso arrivare. Eh, L'unica altra possibilità è parlargli attaccato, ma capite che è un pochettino scomodo per la mia posizione, avrei bisogno anche di prendere tutt'altro settaggio. Comunque. Comunque, 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 comunque. Comunque. Stasera in realtà chiacchiereremo di varie cose. Ma ehm, principalmente sì, ho visto, parleremo anche di quello. Icarim, ma principalmente sono andato a vedere Persona 3, ragazzi. Sono andato a vedere Persona 3 reload che arriva a brevissimo. In realtà arriva veramente a breve a febbraio, se non erro. Inizio febbraio. Eh, arriva il remake. Il, cioè Persona 3 Reload io sono volato a Londra nel castello a vederlo, sì era quello nel castello quando ho fatto quella famosa live dal castello in cui non vi potevo dire dove cacchio stavo, era l'evento di Persona 3 eh, cioè eh, Atlus fa sempre eventi piuttosto fighi, devo dire la verità ammetto che non mi aspettavo, cioè anche per Persona 5 avevano fatto un evento molto bello ben agghindato, sempre a Londra in realtà, a sto giro hanno proprio fatto un evento sboronissimo nel senso che sono andati in questa magione Loveless Lovelace, praticamente la casa medievale di Ada Lovelace una delle prime programmatrici del mondo anche se molte delle sue scoperte non sono state riconosciute eh, per via del fatto che fosse una donna um, ma diciamo che non stava male la Lovelace era chiaramente di, 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 di radici nobili e molto ricca e viveva in stamagione incredibile che è stata riconvertita in hotel uh, Zona turistica fondamentalmente, palazzo incredibile, con stanze fantastiche. E, eh, posto eccezionale dove hanno un po' agghindato a festa tutto quanto hanno messo i cartonati dei personaggi eh, e poi hanno chiamato anche questi, questo suonatore bravissimo di Shamisen con questa cantante di, 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 di canti eh, di, di canti rituali giapponesi che hanno fondamentalmente eh, fatto il concerto mentre eravamo lì a mangiare, a provare persona. Non l'abbiamo provato tantissimo in realtà, abbiamo potuto giocarlo per un'oretta che come potete ben immaginare per su una 3 è davvero troppo poco perché è un gioco che dura chiaramente più di 100 ore, e però è, un, è bastato a rendersi conto di un po' di cose e a valutare un pochettino di cose interessanti. Uh, la prima è che il gioco, stilisticamente, è una figata pazzesca perché letteralmente hanno fatto. Persona 5 con la trama di Persona 3, eh, rifatto completamente, ragazzi. Non è un una remaster, non, non è una remaster tipo The Last of Us 2 remaster, eh, dove non hanno toccato niente. Eh, parleremo anche di quella roba lì, comunque, delle valutazioni, un po' della questione remaster, eh, quanto hanno senso con certi giochi, cioè, insomma, parleremo di tante cose stasera. Però eh, questo è un remake completo, remake grafico e sistemico. Quindi a tutti gli effetti hanno rifatto completamente il comparto tecnico e artistico e il gioco. Ora è eh, completamente rifatto e molto, molto eh, simile a Persona 5 stilisticamente, ma migliore perché, ovviamente, sono passati anni. Quindi, a livello di interfacce, dettagli, animazioni, gli è persino superiore ed è molto bello vedere l'ambientazione di Persona 3, che è peraltro è marcatamente più dark sia del 4 che del 5. Eh, Praticamente trasformata come se fosse stato fatto come un persona moderno. Le musiche sono straordinarie, Davide. Al solito la colonna sonora è fantastica, anche perché è, cioè è in larga parte identica. Con, mi sembra un paio di pezzi nuovi, ma è stata riregistrata. Tra l'altro, hanno richiamato gli stessi artisti, hanno anche chiamato una nuova cantante. Comunque, musicalmente, il gioco è una figata. E poi è una bomba proprio, è un <ride> Shin Megami Tensei ma senza cuore, <ride> l'illugli, è un Shin Megami Tensei con troppo cuore, <ride> in realtà, è sempre quella roba lì, no, che è la, la famosa recensione delle persone senza cuore, ah, mm -hmm. che tristizia, comunque, grazie Telespalla Mau per l'iscrizione, ma dicevo, Persona 3, ragazzi, è... Um, per varie ragioni uno dei giochi più amati della serie, prevalentemente la narrativa e l'ambientazione. A livello narrativo, Persona 3 è una figata. Ha delle tematiche estremamente dark, ma ha dei bei personaggi e una narrativa molto, molto figa. A mio parere, è una delle più fighe della serie. Gli preferisco quella del 2, ma il 2 non l'ha giocato un cazzo di nessuno. Ehm, letteralmente, non l'ha giocato nessuno. Perché? Perché in Occidente è arrivato spezzettato. Tra l'altro, era arrivato tradotto la prima parte, la seconda parte è arrivata con la fan translation, poi era arrivata solo su PSP. Un po' un casino della Madonna, io l'avevo recuperato come al solito tramite ROM. Sempre tornando al fatto del. è pirateria fino a un certo punto. <ride> però, eh, fondamentalmente, perché a un certo punto, se non puoi recuperare un gioco, l'unico modo che hai per giocarlo è quello. Insomma, devi, devi un attimino arrabattarti. Eh, però, il 2 è quello, eh, più inter... uno dei più interessanti perché è l'unico persona che ha anche la parte con loro adulti. Perché tutti i persona sono. Nel, hanno un'ambientazione scolastica invece nel 2 c'è la parte iniziale che se non mi ricordo è Innocent Sin eh, che dovrebbe essere quella nella, nella, nella scuola e poi c'è la seconda parte che è quella dove loro sono adulti e quindi è anche un gioco un po' più maturo della media rispetto ai Persona perché persone Persona tendenzialmente hanno tematiche molto shonen anche se Trattano temi molto molto dark, però anche gli shonen spesso hanno um, trattano molto la violenza e temi estremamente dark, quindi non è molto da dire. Eternal Punishment Kevin. Sì, c'è anche Adolfo in Persona 2 ed è uno dei motivi per cui probabilmente non lo rivedremo mai da queste parti. Lo avevano già ai tempi, se non erro censurato, gli avevano messo gli occhiali da sole e lo avevano chiamato Führer invece di chiamarlo Adolfo, ma c'era Adolfo. Um, era in realtà spiegato sensatamente all'interno della storia perché è paradossale perché persona comunque collegato ai megaten come avevo accennato in altre live è uh, un gioco che in realtà ha un background narrativo parecchio complesso e interconnesso legato a queste entità supreme una è philemon l'altra è miarlato insomma è un po un casino uh, il 3 è quello che per certi versi, anzi togliete per certi versi, è quello che ha reso in Occidente famosa la serie, ragazzi. il motivo per cui l'ha resa famosa non è tanto il fatto che fosse un gioco della Madonna, anche se un, era ai tempi un gioco della Madonna, ma il fatto che si sparavano in testa. <ride> Letteralmente, questa cosa qua. Cioè, eh, come dicevo, è il 2, come dicevo, Marianox è difficile che lo faranno, però non è impossibile, bisogna vedere anche come va questo remake a livello commerciale. Fatto sta che il 3. Era il gioco che ha colpito all'epoca quando è uscito perché nel trailer vedevi sti ragazzetti che si sparavano un colpo in testa per evocare i persona. E ovviamente ai tempi la, 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 i, i soliti buonisti erano esplosi, no? era uno di quei giochi che aveva fatto parlare di sé perché l'immaginario era orribile, oddio il gioco satanico, oddio istiga il suicidio, ovviamente cose dette da gente che non sa un cazzo di videogiochi e che dice robe a caso perché vuole creare uh, un po' di... Un po' di fare fare rumore, fondamentalmente, creare un po' di scompensi, ma eh, questa cosa, ovviamente, quando succede, non è che fa male ai videogiochi, in realtà li fa vendere di più. Ormai dovrebbe essere cosa nota, ragazzi. Come ben sapete, eh, GTA è una serie di culto anche per questo. Mortal Kombat è una serie di culto anche per questo. Cioè, normalmente, quando i buonisti attaccano brutalmente un gioco di qualità, perché ha delle tematiche molto dark o molto mature, o comunque fa vedere delle cose vietate ai minori di 18 anni il gioco vende perché ovviamente <ride> il gioco vende il fascino del proibito come, come, come si suol dire e Persona 3 era un gioco fighissimo all'epoca perché comunque ha sempre quel uh, gameplay loop legato ai social link dove comunque devi rapportarti con svariati NPC devi sviluppare i loro tarocchi che poi ti danno bonus di esperienza ai persona insomma comunque passi ore e ore ore e ore ore e ore ore e ore a, 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 a parlare con la gente a fare attività per migliorare oh il tuo personaggio no. a livello sociale. Grazie, Zagreus. Per l'iscrizione e a uh, perfezionare appunto questi social link perché poi potenziano anche attivamente i tuoi persona e la fase di combattimento. Però aveva un problema. Ed era che è un gioco, di parecchia... fondamentalmente un gioco di parecchi anni fa con delle strutture abbastanza superate. La prima tra tutti, il Tartarus, perché praticamente come il Mementos e come i dungeon procedurali del 4, il Tartarus era questo grosso dungeon procedurale dove passavi la maggior parte del gioco, non tutti i combattimenti del gioco, ma la maggior parte dei combattimenti del gioco, ed era con mappe estremamente ripetitive, procedurali, molto basilari, con nemici che si ripetevano abbastanza a raffica, ehm, che aveva una tattica dietro, perché praticamente se tu entravi nel tartaro se i tuoi personaggi si stancavano, alle volte non erano sempre, diciamo, attivi, non potevi portarli sempre, dovevi, dovevi cambiarli, dovevi sostituirli, quindi dovevi gestire... Un po' le cose, fondamentalmente, a livello strategico per poter andare col gruppo nel Tartarus, farmare abbastanza risorse e poi andarci il meno possibile così da sviluppare tutto il resto. Ok? Sì, parleremo anche di quello, Ginepro, assolutamente. E il Tartarus era la paura più grande, perché fondamentalmente se lo mantieni oggi, non è come Persona 5 che ha i palazzi e sono i dungeon fighi e c'è tutta questa strutturazione di mantenimento delle risorse legate al palazzo. No, il Tartarus è una... Roba super ripetitiva. Che anche col sistema di combattimento modificato resta ripetitiva. E durante la demo mi è sembrato più o meno la stessa cosa. Da una parte il combattimento è migliorato tanto perché ormai il sistema di combattimento è il one more di persona 5, identico: hai il controllo diretto su tutti i personaggi. In persona 3 gli altri erano guidati dall'IA, e questa cosa portava a, degli, a dei momenti anche piuttosto hilari. Hai il button pass, che è quello che quindi puoi passare dopo aver stordito un avversario con la sua debolezza elementale o fisica, puoi passare a un altro personaggio. Personaggio, però non, non hai il potenziamento che avevi in Persona 5: sarebbe troppo forte e eh, non hai più l'affaticamento, quindi i tuoi personaggi non si affaticano più, quindi è diventato anche più facile perché fondamentalmente l'unica cosa che devi gestire quando esplori il tartaro sono le risorse, quindi i tuoi punti vita e gli SP. Però hanno aggiunto anche un'altra meccanica che sono le teurgie. Sono queste super che si caricano, che sono potentissime se te le tieni per le boss fight, le triti, perché sono talmente forti e bypassano tutte le, le, le debolezze che riesci fondamentalmente a uccidere tutto. Ora, ha dif le difficoltà alte. Quindi cosa succede? Se tu scegli la difficoltà più alta, ricordatevi che comunque, persona nel fulcro è comunque un derivato dal press turn system degli shimmegami. Il che vuol dire che, come voi potete usare le debolezze sui, eh, sui nemici, eh, i nemici possono usare le debolezze su di voi. Quindi, se sbagliate i persona selezionati o i nemici hanno un elemento particolarmente sbagliato per uno del vostro gruppo, lo stunnano e fanno anche loro attacchi mm -hmm. multipli. E può capitare, grazie su Jungle per l'iscrizione, specialmente la difficoltà più alta, dove li ha, è molto più furba e aggressiva. Che sbagliate le scelte e vi sciottano nel giro di due o tre turni senza eh, se e senza ma, quindi se non giocate perfetti, non farmate bene, non sviluppate i vostri personaggi come dio comanda, siete fottuti. C'erano ovviamente potenziamenti e depotenziamenti e magie tipo Marin Karin che rompevano un po' il gioco in certi, in certi aspetti, ci sono ancora, però diciamo che insomma. Potevate venire rotti. Eh, anche voi. Eh, adesso il gioco mi è sembrato marcatamente più facile rispetto al persona 3 originale, che, peraltro, ho giocato per qualche ora neanche troppo tempo fa. Eh, per una decina di ore ho, ho rigiocato il portable eh, neanche un mese fa, tra l'altro, e eh, a un certo punto, comunque puoi crepare anche qua. Cioè, la difficoltà, se scegli la difficoltà massima, è comunque alta. Ma se giochi a normal, il gioco è molto più facile rispetto al normal dell'originale. Il problema è il Tartarus, ancora una volta, cioè è uh, ripetitivo, è molto ripetitivo e vorrei capire se l'hanno gestito in modi interessanti, magari andando avanti. Uh, la, la, la Randy Baldur's Gate credo che la proseguirò direttamente domani, Giova. Devo vedere se, se continuo domani. Uh, comunque, torna, tornando a uh, Persona 3. Il problema è sempre quello: sono dungeon procedurali, ripetitivi, molto semplici. Sono stati migliorati un pochettino, un po' perché è migliorato il combat system, un po' perché sono più variegati gli avversari, un po' perché hai degli obiettivi un po' leggermente più complessi all'interno del Tartarus. Però, è, però è, è sempre molto ripetitivo ragazzi. Tra l'altro c'è questo problema che se tu in persona 3 vuoi ottimizzare le route per i social link e fare tutto perfetto, nel tartaros ci devi stare il meno possibile. E se ci devi stare il meno possibile vuol dire che ti devi fare poche sessioni lunghissime dove cerchi di arrivare fino al limite massimo dei piani dove puoi arrivare, no? E questo vuol dire che nel Tartarus ci puoi passare 4 ore in una botta, 4 ore di piani procedurali e una bella palla al cazzo. E eh, se giochi ottimizzato, poi se te lo prendi, poi se non giochi ottimizzato, te ne sbatti il cazzo e lo prendi con un po' più di tranquillità. È molto meno tedioso, è molto più, più godibile, è molto meno stressante. Però io sono un try harder e quindi per me sarà paradossalmente più. Più fastidioso così che non. Puoi salvare nel durante sì. Giretto Taco puoi salvare nel mentre, però devi trovare dei teleport che ti fanno tornare al primo piano. Uh, sì, che è lo stesso principio del memento, in persona 5, fumito e quant'altro, no? E quindi, purtroppo, questa cosa qua è una debolezza. Cioè, dal, dall'oretta che ho provato, il gioco è fantastico stilisticamente. No, ma raga, non vi rendete conto di quanto è figo stilisticamente, cioè. È più figo del figo, <ride> cioè è una roba. Già i persona normalmente sono fighi di loro, sono cool proprio per natura, perché hanno questo design fantastico, questa art direction incredibile, queste interfacce straordinarie, questi personaggi comunque molto azzeccati, questo look proprio stiloso da shonen manga, ma fatto proprio bene, 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 bene. Hanno rifatto tutto, tutte le scene anime, c'erano un paio di scene durante la demo che tipo le ho viste proprio pelle d'oca, cioè quella roba... C'è cioè, una scena dove loro entrano nel Tartarus dopo che gli hanno dato le... i vestiti nuovi con tipo la... la telecamera che gira mentre loro camminano tutti i tamarri con i vestiti fighi, armati fino ai denti, che raga è <ride> con, sotto... con sotto la musica jappa rap super ritmata che è... Senza senso Cioè è proprio una roba che la guardi e dici Vabbè regà anche meno Cioè è proprio una roba di una tamarria Straordinaria Però è figo Cioè tutte le cazzine rifatte Tutte queste scene di intermezzo eh, Completamente ridisegnate Rianimate con sotto questa, oh, Questo sottofondo musicale eccezionale Uh, dà proprio un aspetto molto cool al gioco in generale, peraltro, a mio parere, Persona 3 è più figo del 5 come look, proprio perché è molto più dark: è molto più, più, più cupo ha questo colore blu che è legato anche alla depressione e al suicidio. Perché poi la cosa figa di Persona 3 è la narrativa. La narrativa di Persona 3 è una narrativa molto dark che tratta queste tematiche e appunto ha anche. Dei personaggi veramente molto fighi con uno sviluppo effettivo. Poi anche lì, regà è comunque un JRPG ed è comunque un gioco che c'ha la sua età. Quindi diciamo che nei social link. E, 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 varie, e varie robe. Uh, ci sono dei social link che sono noti per essere una merdata terrificante, ok? Uh, proprio terrificanti. Ma altri invece sono molto fighi, molto interessanti e li porti avanti con piacere. Ce ne sono tipo un paio, tipo io mi ricordo il mago e la luna che facevano schifo al cazzo. Dove il mago era uno che si voleva scopare le milf letteralmente e pensava di poterci provare con la professoressa e la luna era questo babbo di minchia con, 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 con seri problemi. Problemi col cibo che ne faceva una dopo l'altra, proprio una peggio dell'altra, proprio personaggio negativo in generale. Eh, il mago è relatable. No horny, Synapsis, no horny. <ride> Cazzo. Cioè, dai, c'erano dei social link bellissimi con della... Grazie Guido Axel per l'iscrizione, con della gente che doveva superare gli infortuni, con della gente che aveva la depressione, con della gente... E poi arriva quello ah, io voglio scopare le MILF. <ride> no, dai, non è, non è relatable, è un social link di merda, il mago. <ride> e non è il peggiore del gioco, eh, ce cioè ne sono di peggiori, assolutamente. Però... Sì, te lo cavi dal cazzo abbastanza in fretta. Uh, Mago e carro sono normalmente i primi che finisci. Mago, Carro e Ierofante sono normalmente quelli che chiudevi. La luna è, luna è il peggiore. Sì. Luna è. Uh, il regurme è noto per essere il social link peggiore di tutti. Uh, non so se l'abbiano riscritto. Spero di sì. Perché hanno ritoccato parecchio la narrativa, hanno aggiunto anche social episodes, nuove parti delle parti dei social episodes legati a strega, perché non erano particolarmente ben caratterizzati nell'originale quindi li hanno voluti approfondire un pochettino eh, tanta roba Tanta tanta roba, l'hanno proprio modificato tanto, quindi è, è molto bello. Esatto, l'hanno riscritto perché non aveva gli eventi Chaos Trigade, quindi hanno voluto approfondire i personaggi e questa cosa qua è molto bella. Tra l'altro credo che sia anche un po' più rilassato per i social link, quindi hai più cose che puoi fare, hai più eventi diretti, hai più possibilità di, di, cresce, di far crescere il tuo personaggio, potenziare le sue caratteristiche sociali, eh, quindi tantissima roba. Eh, e in più da quello che mi hanno detto nell'intervista, perché li ho anche intervistati anche se purtroppo è stata un'intervista un po' breve e un po' corporate, detto terra terra adesso vi racconto tutto quanto eh, mi hanno spiegato che si sono basati anche sull'anime e sul resto del, degli spin-off, cioè eh, gli ho detto, ma scusate per le aggiunte al, alla narrativa, su cosa vi siete basati avete, vi siete basati su quello che avete fatto, uh, fatto con l'anime sugli spin-off, su altre cose e loro hanno detto, sì abbiamo guardato un po' del resto dei media legati a Persona 3 ci siamo basati un pochettino anche per ricaratterizzare certi personaggi e aumentare certi eventi anche su ciò che è uscito dal videogioco vero e proprio dall'anime abbiamo visto principalmente l'anime che è una cosa positiva perché l'anime approfondiva secondo me eh, certi personaggi molto molto bene ehm uh... Quindi tant tanta roba. Sì, eh, peraltro esatto, io credo che ci siano molte più cose. Da più che altro credo che la notte sia più libera per fare varie cose o, o, o social link. Però non avendo ancora giocato il gioco completo, ragazzi, è difficile dirlo. Eh, perché ho provato un'oretta, nell'oretta che ho provato mi è sembrato un attimino più fluido. Vi posso dire che nell'oretta che ho provato, il loop, quello solito. È la solita droga di merda, cioè è quella roba dove fondamentalmente una volta che hai finito il Tartarus eh, vai e comincia a fare evento, evento, attività, evento, attività, attività, evento e cerca in giro e tipo ti incolla allo schermo, non capisci più un cazzo, sono passate otto ore ed è finita la tua vita. Quindi la stessa cosa di Persona 5, ragazzi. Cioè, se non vi piacciono i social link, non vi, non vi piace la parte slice of life, non è il gioco che fa per voi. Ma se vi piacciono i persona, anche questo è una droga del Cristo. Proprio di quelle proprio che non capisci più una minchia. Uh, però, a livello di combattimento, sarà molto più palloso secondo me di Persona 5. Perché, il, nonostante il Combat System sia migliorato tanto, e abbiano messo un sacco di cose nuove, il Tartarus sembra essere la solita palla al cazzo. Uh, avevo visto in alcuni video su YouTube, anche se non me l'hanno precisato, non abbiamo potuto vederlo. Durante la prova, che sembrano aver messo delle battaglie extra nel Tartarus contro dei mini boss più forti del normale, non soltanto quelli che trovi normalmente nei blocchi, ma anche proprio delle porte speciali avanzate con ricompense avanzate che trovi nel Tartarus un po' più avanti. E quella roba lì dovrebbe essere piacevole perché se effettivamente c'è ancora la questione del dover tenere le risorse... Dover combattere contro quei mostri più forti per avere delle ricompense speciali potrebbe essere una cosa figa. Non si può schipare il Tartarus? Assolutamente no, Davide, perché il Tartarus è fondamentalmente la tua fonte di guadagno soldi principale. Ed è importantissimo perché ti servono i soldi per aumentare le caratteristiche, perché devi spenderli eh, nel, nel, in varie cose. E per livellare, per trovare persona, livellare persone, potenziare il tuo personaggio. Il Tartarus è la roba più, più importante. Ah, tra l'altro, nel, nel, nel 3 c'è il Reaper. Quindi, se stai troppo nei piani arriva il reaper e ti rompe il culo sì, The maxter eh, arriva ancora il reaper se, ti rompe ancora il culo se stai se stai fermo troppo in un piano uh, quindi occhio perché insomma non puoi stare in un piano a cazzeggiare sono piccoli normalmente i piani nel Tartro non è difficile esplorarli però normalmente ci stavi 4-5 minuti arrivava il reaper e non dovevi andare a rompere il cazzo al reaper eh, perché tipo il reaper lo dovevi fare lo facevi attorno al livello 80 e anche attorno a livello 80 non era facilissimo, se non mi ricordo male. C'era gente che ce la faceva a 70, 71, però a 71 ti rompeva il culo se non ci andavi perfettamente preparato. Uh, anche perché il Reaper ci aveva... Sì, il Reaper era il Cavaliere Nero, no? Gli dovevi cagare il cazzo. Anche perché il Reaper faceva, faceva danni Faceva danni non elementali, ragazzi. Faceva... Uh, come si chiamano in persona in Shin Megami? Uh, I danni... Dio santo... Oh, Com'è che si chiamano? Qualcuno in chat me lo, me lo, me lo ripete, me lo, me lo dirà sicuramente. Facevano i danni... All... No, non erano gli Almighty Horus. Non era il divino, no. Divino è sacro, ragazzi. Danno sacro... No, 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 non era danno divino, ragazzi. Perché divino è sacro. Eh, ha, ha proprio un nome specifico. Forse è l'Almighty per davvero, Horus. Mi sa che forse era Almighty damage. Non vorrei dire una cazzata. Mi sa che era l'Almighty, sì, mi sa che ave avete ragione. Eh, quello, quello non elementale. Uh, grazie Johnny Depp per l'iscrizione. Tra l'altro vorrei uscire a breve. Eccola qua. Uh, comunque, sì, 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 sì. sì, sì. È esatto, Megidolaone era l'incantesimo Shiver. Megidolaone è il danno non elementale ad area che ti rompe il culo. Sì, tra l'altro sono d'accordo, uh, Roccia. Uh, fondamentalmente il bello di Persona 3, anche a livello narrativo, è che, come dicevamo, era più dark e aveva delle tematiche molto crude, anche perché parlava appunto di depressione, suicidio, insomma, robe brutte, morte, eh, cioè robe brutte, ragazzi, che gli shonen trattano, ma normalmente abbastanza all'acqua di rose, e invece Persona 3, insomma, il fulcro un po' della narrativa era tutta quella roba lì, però aveva comunque... Molto umorismo, personaggi molto shonen, cioè era un po' la via di mezzo tra il 2 e i Ten che tendono ad avere comunque una narrativa un po' più matura, post-apocalittica, un po' più dark, e poi il 4 e il 5, che sono quelli che sono, si sono shonenizzati molto di più. Uh, sono sempre interessanti come personaggi in narrativi, anche il 4 e il 5, ma gli manca un po', secondo me, quell'elemento scuro e, e crudo che aveva il 3 e avevano i precedenti, il 2 prevalentemente. Eh, quindi a livello narrativo, secondo me, è uno di quelli che ha più potenziale e capisco perché l'abbiano voluto rifare. A me è piaciuto molto, eh, comunque, nonostante il Tartarus ripetitivo, mi sembra un remake fatto con contro cazzi. Eh, dalla mia prima impressione, come detto, mi dà l'impressione che, eh, che beh, probabilmente sarà un remake bellissimo come remake. Eh, ma che si porterà dietro alcune debolezze del gioco originale e legate alla vecchiaia e a come era stato strutturato, che non mi sembra siano state supera superate. Quindi, con ogni probabilità, se vi piace, persona, ancora oggi sarà un'esperienza fighissima, ma vi dovrete far andare bene determinate cose che un po' lo rovinano e lo renderanno comunque inferiore a persona 5, senza ombra di dubbio. Uh, però mi sembra un lavorone, mi dà l'impressione di essere veramente un lavorone con proprio quel fattore di figaggine classico dei, 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 dei personaggi. Sì, sì, l'ho giocato Digital, Devil Saga, Kuroshenkaku, ma tra l'altro i Mega Ten e spin-off vari li ho giocati quasi tutti, però li ho giocati tanto, molti li ho giocati tanto tempo fa e non me ne ricordo tantissimo. Comunque, a parte quello, gran, gran figata, uh, mi spiace soltanto che appunto, allora, l'evento, io ve lo dico. Lo hanno fatto così figo perché c'era il team di sviluppo, <ride> non perché c'eravamo noi, chiaramente, non aveva... perché c'erano lì, solo... lì solo giornalisti, ok? Eh, quindi niente influencer importanti, niente persone con 12 miliardi di, di, di follower, eccetera eccetera, 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 solo giornalisti. E quindi strano che abbiamo fatto un evento così figo. Poi c'era lì tutto il team di sviluppo e lì si è capito. E allora lì, eh no, lì si è capito. Cioè, che cazzo, se fai muovere il team di Atlus, allora tanto vale che li porti in un posto figo a fare le vacanze. <ride> Mi sembra la cosa più giusta. Si fanno questi tre giorni di vacanza in Inghilterra, in questo palazzo fighissimo, così sono contenti e fantastico. Uh, qual è il tuo personaggio preferito? Il 2. Il 2 è il mio preferito. Pregio, anche tu, ora sei un influencer. Non direi, <ride> Rogia. Se mai un influenzato, visto che ho avuto la febbre quattro volte l'anno scorso, ma no, no, direi di non avere i numeri per essere un influencer. Sistema un po'. Il pacing dell'originale Vash, secondo me, sì. Meglio, eh, il problema è che non l'ho giocato dall'inizio. Ho giocato una parte già avanzata. Cioè, il, il eh, mi sembra meglio ritmato, ma non ho giocato l'inizio. E l'inizio era un'ora di introduzione, ragazzi, in persona 3 eh, la, la parte iniziale di persona era un'ora di introduzione. Non so se sia ritmato meglio, dovrei giocarlo dall'inizio. Lo proverò. Ma immagino che anche questo comunque abbia un intro da JRPG molto lenta. Eh. Eh, quale dei due due li considero come pacchetto completo? Barboneggio, Sinceramente, eh, ma vedremo. vedremo. Vedremo, vedremo, vedremo. Puoi dirci se farai tu la recensione? Si, sì, farò io la recensione. Kevin Flill, farò io la recensione del remake e farò io ho due review da fare che devono arrivare a breve una è persona e una è Tekken entrambe le faccio io ragazzi questo ve lo posso dire quello che non vi posso dire è se ho quei giochi oppure no uh, ma vi posso dire che sarò io a fare le review quindi sì mi occuperò di entrambi quei giochi questo mese uh, quindi avrò un, un mese pieno ragazzi <ride> ho un mese molto pieno Wow. Quindi, uh, grazie Uriels per l'iscrizione. Persona 5 aveva così tanti tutorial, roccia. Non me lo ricordo, beh, che non, è che, non è che Persona 3 ne abbia pochi di tutorial. Eh? <ride> Parliamoci chiaro. Cioè, se gli hanno aggiunto tutte le meccaniche di Persona 5, secondo me, anche qua, entrambi quali? Te che ne persona? Action Luke, te che ne persona devo recensire io. Infinity Wealth non lo faccio io, Guido Axel. Anche perché fisicamente non era possibile. <ride> Ragazzi, Persona 3, se io faccio la recensione di Persona 3, eh, non è che lo gioco 5 ore e dico che bel remake. Lo gioco tutto. <ride> cioè, non avete capito? Se io recensisco Persona 3 reload, non me ne frega un cazzo se è un remake. Lo devo giocare tutto. Tutte e 90-100 le ore di gioco. Perché devo capire. Eh, quanto è diverso dall'originale? Quanto regge, quanto funziona, quanta roba hanno cambiato? Tra l'altro hanno detto che molta della roba l'hanno cambiata nelle fasi finali su strega e quant'altro e quindi che cazzo faccio non le guardo le devo vedere le devo giocare devo capire cosa hanno modificato non è che posso fare 10 ore e dire ah che bello hanno rifatto la grafica non è una review <ride> quindi me lo puppo tutto Persona 3 Reload non faccio una roba superficiale e Tekken 8 stessa roba se, se lo gioco lo gioco fino in fondo devo testare bene soprattutto il net code, dovrò testare come Dio comanda ce n'è di roba che devo che devo lavorare uh... non, non... Comunque, no, non sto facendo nessuna botta. Mi eh, Ti ringrazio, Pasquale, grazie mille. Eh, no, non rigiocherò l'originale Gretto Taco perché lo ricordo abbastanza bene. Mi ricordo buone par tante parti dell'originale. Come detto, il 3, reload, il 3 portable l'ho rigiocato in, in buona parte grazie a Game Pass recentemente. Eh, però il, il reload lo gioco tutto, punto. Eh, Non c'è niente da dire. Uh, però appunto ci sarà da lavorare. Ci sarà da lavorare per me questo mese, ci sarà da produrre a terra, terra. No, non lo faccio io, Yakuza. Grazie pop per l'iscrizione. Ma come dicevo, uh, è impossibile, ragazzi, che io faccia tutto in un mese. Ed è impossibile soprattutto che io faccia due giochi da 120 ore. Non esiste questa cosa, cioè dovrei morire. Uh, cioè, già, già Tekken sembra contenutisticamente massiccio. Persona 3 è lunghissimo. Se mi metto a fare anche Yakuza, non dormo più letteralmente. Quindi, ciao pro. Se non aprono il netcode di Tekken per i recensori pensi di ritardare la recensione dopo l'uscita? Assolutamente sì Zamu, assolutamente sì. Se non ho modo di testare il netcode come Dio comanda non esco al Day One, no, non esiste proprio. Uh, è il dubbio più pesante di quel gioco l'online uh. è il dubbio più pesante di quel gioco grazie a Jack Black per l'iscrizione è importantissimo che io lo testi online se ho modo di testarlo online e di farmi un'idea su com'è il netcode posso fare una valutazione completa ma il netcode è parte integrante di quel gioco quindi che credo sarà bello anche con un netcode poco performante eh? però il netcode è una roba che lo penalizza o lo, o, o, o lo gonfia ulteriormente quindi bisogna, bisogna capire. Unicorn lo lascia a colli per fare dra Dragon Dogma 2, ma Unicorn esce a febbraio. Dragon Dogma 2 esce a fine marzo. Quindi, tecnicamente c'è tempo per fare tutto. Uh, non so se lo farò io Unicorn, sinceramente. Di sicuro ve lo porto live. Unicorn, lo gioco di sicuro. Uh, non vi so dire se sarò io a recensirlo. Dopo essermi fatto sto gennaio, magari a febbraio me la prendo anche un pochettino comoda. Eh, esce l'8 marzo, vabbè, comunque inizio marzo Paolo. Mentre l'altro esce alla fine. Però no, non è, non è che lo debba fare per forza io uh, in review Unicorn. Unicorn lo voglio giocare sicuramente al 100%, lo porterò live. Però se non lo recensisco non muore nessuno, eh, raga. Nel senso... Comunque, 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 Granblue è Genshin più brutto, scrive Jacopo, ma Granblue l'ho trovato un po' semplicistico a livello di sistema, ve lo dico con tutta la sincerità del mondo, eh, come vi ho detto ragazzi la debolezza lì sta nel fatto che la cosa, la cosa più figa sono i contenuti endgame e non so se la gente ci arriverà, perché prima di arrivare all'endgame ti devi fare un sacco di contenuti molto semplicistici e molto basilari che possono risultare noiosi e quindi... Eh, molti non ci arriveranno neanche, però vedremo. Non mi sembra comunque un gioco un capolavoro di gioco: Jack Black l'ho ri ringraziato. Spero di sì. Pensi che Persona 3 Remake si mangerà Grand Blue Fantasy Relink? Credo siano giochi piuttosto diversi, Pro August, eh, credo che a livello di popolarità in Occidente, Persona 3 sia sicuramente più, 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 più importante. Non credo che Gran Blue possa competere sul mercato con un Persona nella nicchia degli amanti dei JRPG. Eh, va detto che c'è anche un Re Fantasio a cui non manca moltissimo, e il pericolo è che Re Fantasio faccia concorrenza a Persona 3 Remake, perché non manca troppo a Re Fantasio. Re Fantasio è il nuovo gioco di Atlus. Già leggevo in chat qualcuno che scriveva prima: Non prendo il, non prendo il reload, ma prendo il Re Fantasio. Va detto che il reload è su Game Pass, quindi insomma, se uno lo vuole giocare. Tanta roba. Re Fantazio sul Game Pass non c'è e anche quello sembra una discreta figata. Però esce in autunno così là, Action Luke. Me lo ricordavo più vicino, Re Fantazio. Addirittura fine anno. Me lo ricordavo abbastanza vicino. Boh, vabbè, comunque. Sì, il dramma è Tekken 8 insieme a Yakuza 8, Midsyard, però va anche detto che sono due giochi che non si incontrano moltissimo a livello di pubblico, perché, oddio, è plausibile che a uno piacciono sia i JRPG che i picchiaduro, ed è plausibile che uno voglia giocarli entrambi e voglia dedicare magari tempo all'uno o all'altro, però, insomma, ci siamo, ci siamo capiti. Sono entrambi 8, esatto, sono entrambi 8. Contento per il delay di Stalker, sì dice che uscirà a settembre ma Action non è che è una questione di contentezza è una questione di necessità io temo proprio che sia obbligatorio farlo uscire a fine anno quel gioco perché è chiaro che ha avuto per ovvie ragioni ragazzi enormi problemi di sviluppo e l'unico modo che hanno per farlo uscire pulito è prendersi più tempo possibile il problema è che ragazzi fare videogiochi costa e c'è un limite al tempo che si possono prendere ai ritardi che possono avere su quel gioco e ai finanziamenti che possono supportarli quindi io spero che Stalker gli esca bene, ma temo che sarà un gioco obbligatoriamente molto ridimensionato rispetto ai, piani, ai, loro, piani, ai loro piani iniziali, perché, perché io non credo che po abbiano avuto, con tutto il casino che è successo, le risorse e il tempo necessario per fare quello che volevano fare all'inizio. Speriamo in bene, gli auguro ogni bene, però la vedo veramente dura per Stalker, la vedo veramente dura. Ed è un peccato, ed è veramente un peccato, perché Stalker poteva essere un gioco del, 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 del Cristo, invece te, ho paura che non lo sarà. Però magari, oh, magari fanno il miracolo e esce veramente una bomba. Uh, sì. Eh sì, è molto plausibile che esca poco pulito, ragazzi, quel gioco. Cosa che però lo renderebbe estremamente adeguato come seguito di Stalker, visto che, ragazzi, Stalker era buggato a me. <ride> L'originale era buggato a merda. Quindi, insomma, non cambierebbe poi tantissimo. Sarebbe quasi. Sarebbe, sarebbe quasi. Sarebbe quasi giusto, detto Terra a Terra. Comunque, ho visto che hanno annunciato Eddy su Tekken 8 come primo DLC, ma era già liccato tempo fa. Tra l'altro, c'è stato questo torneo di Tekken 7 incredibile che ha vinto ancora Arslan Nash, ragazzi, credo che ormai sia fondamentalmente confermato, sottolineato e consolidato, anche se già lo si sapeva da tempo. Arslan Nash è chiaramente il giocatore di Tekken 7 più forte che sia mai esistito. E così a Naso ho il sospetto che anche su Tekken 8 vincerà la vita. Eh, è troppo forte quel ragazzo, è veramente. È imbattibile! Cioè. In quel torneo ha dominato tutto e la finale l'ha fatta con Katarina perché così perché gli girava visto che c'era gente che diceva ah no è cariato da alcuni allora lui ha preso, ha preso Katarina e ha vinto e ha vinto con Katarina perché tanto lui può perché tanto lui è Arslanash lui può prendere Kuma e vincere e vincere il torneo che cazzo gliene frega tanto li sa, li sa usare tutti è una roba veramente incredibile quanto cazzo è forte Arslanash come giocatore veramente mostruoso però è stato veramente un torneo di livello altissimo ma d'altronde Tekken 7 a livello di competi competitivo dopo tutti questi anni ha veramente i mostri ha raggiunto un livello proprio, proprio incredibile e io non credo che l'8 comincerà allo stesso modo l'8 secondo me sarà molto più sbilanciato al lancio avrà innegabilmente più problemi dovrà dovrà venire, dovrà venire sicuramente corrette delle robe a livello di balancing senza ombra di dubbio perché non ha avuto tutto quello, tutto quello storico di arcade che ha avuto il 7 però credo che sarà supportato molto a livello di sport anche l'otto e credo sarà ancora più figo e divertente da vedere e da giocare perché eh, comunque l'hype che già eh, hanno crea han creato le partite quelle dimostrative di Tekken 8... E tanta roba e mi fa riderissimo che durante il torneo di Tekken 7 hanno fatto il torneo di Tekken Ball. Ed era super hype il torneo di Tekken Ball, era una figata pazzesca. Tipo quella gente che faceva le mosse con le super tecniche tattiche per tirare quella palla a 300 all'ora. Io voglio per tutti i tornei di Tekken 8 il, il torneo side di Tekken Ball perché deve essere una figata pazzesca. E non vedo veramente l'ora. Eh, lo giocherò sicuramente online con voi. Tekken Ball perché sarà, sarà sicuramente spassoso da, 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 da giocare. Uh, cosa ti aspetti dal developer Direct? Ma Pasquale, mi aspetto un po' di deep dive sui giochi che già si conoscono, prevalentemente Indiana Jones, che dovrebbe essere la loro grossa novità da far vedere finalmente. Poi Hellblade, un po' più di approfondimento su quello che credo uscirà quest'anno. E Avoud, magari vedremo un po' di gameplay serio di Avoud e un po' di cose concrete di quel gioco. Poi c'è ARA, History Untold, che però non è molto da show, ARA, anche perché vabbè, è, uno è uno strategico gestionale della Civilization. Però anche quello è figo, eh, nel senso, non è che è un progetto brutto. A me piacciono quel tipo di giochi, semplicemente non è molto da video. Eh. ARA, ARA? Esattamente, ARA, ARA. Lo seguiamo sul canale? Assolutamente sì, Brick, il 18 farò la live. A che ora è? Il 22, il 21... Ora, a che ora lo fanno. A che, alle 21? Eh, è, anche, è anche abbastanza in orario. Non è, non è tanta roba. Hanno confermato che non ci sarà uno shadow drop durante l'evento. Cosa giusta, perché non è che la shadow drop la puoi fare sempre così a cazzo. È rischiosa, ragazzi. Però potrebbe esserci l'annuncio segreto. Eh? Cioè, non è detto che ci sia lo shadow drop, ma non è neanche impossibile che ci sia. Il trailer piuttosto figo uh, del gioco bello che non ti aspetti come quinto sorpresa uh, che chiude con la bombetta. Magari non c'è, magari non fanno vedere un cazzo. Si vociferava che ci fosse Midnight. Uh, come si chiama? Uh, uh, quello che c'ha Midnight nel nome, che non mi ricordo mai come cazzo, si chiama completamente. Uh, perché era comparsa una pagina al Game Pass. South of Midnight, esatto, Action Luke. Potrebbe essere quello la sorpresa mostrata sul momento, però, boh, vedremo. Uh, no, non è il Midnight Sons di Marvel, era l'altro South of Midnight. Uh, comunque, vedremo, vedremo, vedremo che, cosa, che cosa sarà. Sicuramente sarà uno show interessante da seguire, ragazzi. Quello senza ombra di Lubi. Sì, sì, sì. <ride> droppano, ovviamente droppano Silksong, <ride> ragazzi. Io ve lo dico dal cuore, smettete di sperarci, basta. <ride> Smettetela, smettete di crederci. Non, non fatevi, delle, non fatevi delle, dei, dei viaggi mentali che poi vi deludono brutalmente. Double Fire non sta facendo nulla. Double Fire sta chiaramente sviluppando un nuovo gioco. Rainez, ma credo che dopo che dopo Psychonauts 2 si siano messi a fare il nuovo gioco e credo che siano ancora al lavoro su quello ci vogliono come ben sapete anni per fare un videogioco di un certo livello immagino che vogliano mantenere i valori produttivi dei loro titoli in modo a un livello simile a quelli di Psychonauts 2 che erano molto alti quindi credo che qualunque sia il progetto a cui stanno lavorando ci stiano mettendo soldi e tempo quindi insomma Double Fine teniamoli buoni finché non sono, non, non sono pronti a mostrare quello che devono mostrare uh, Aloud è sicuramente interessante Tom, d'altronde c'è dietro Obsidian, come detto per quanto mi riguarda mi aspetto un progetto non particolarmente esteso o ambizioso, mi aspetto qualcosa di un pochettino più piccolino e chiuso, ma va bene così come ho già detto, è uno dei motivi per cui Lies of P funziona molto bene, se un team eh, conosce i suoi limiti ed è perfettamente in grado di capire quali risorse può spendere su un gioco e fino a che punto può arrivare senza esagerare, spesso un titolo meno ambizioso viene bene, viene meglio, viene meglio. Meglio di un titolo ambizioso perché il titolo ambizioso svacca e invece il titolo concreto funziona. Magari non riesci ad essere il capolavoro dei capolavoris ma riesci comunque a fare una roba di valore. Uh, sì, ho visto i carichi. Praticamente. Allora, adesso sarebbe venuta fuori sta roba. Che c'è il pacchetto DLC arrivato su Steam per Elden Ring. E allora la gente dice: ah, Adesso droppano Shadow of the Air 3. Regà. Shadow of the Air 3 non lo droppano di sicuro allo show di Microsoft. Io spero su tutto ciò, ciò che ho di più caro che non arrivi a marzo anche Shadow of the Earth. 3, se non muoio, cioè, perché non posso fare il eh, DLC di Elden Ring e Dragon's Dogma 2. Cioè, ci lascio la pelle. <ride> ci lascio la pelle. Ci, ci resto secco. Quindi spero, no, spero non facciano cazzate. Spero non facciano. Uh, non facciano drop improvvisi. Spero non facciano una roba del tipo una settimana eh, fanno il trailer e esce una settimana dopo, però appunto spero che esca metà anno, seconda metà dell'anno. Ecco, periodo estivo agosto, giugno, quello lì. Se no, se no, è veramente il male. Il male assoluto. Uh ma vedremo, vedremo anche a, punto, a un certo punto dovranno dropparlo cioè non è che possono aspettare ancora così quanto possono aspettare ancora il 2025 mi sembra un po' una follia è pur sempre un'espansione boh. c'era chi diceva febbraio però Icari è impossibile, cioè siamo a metà gennaio non hanno fatto comunicazione non hanno fatto vedere niente, va bene che è From e tiene la comunicazione al minimo storico eh? però da lì a dire facciamo vedere in trailer e esce tra due settimane mi sembra veramente la follia persino per loro, persino col nome che hanno loro, cioè comunque anche sui loro ultimi giochi, anche su Elden Ring, la comunicazione è partita con un largo anticipo, e Shadow of the Tree ha fatto vedere uno screenshot. <ride> cioè, letteralmente, eh? Letteralmente, di Shadow of the Tree si è visto... No, non è... Scusatemi, non era uno screenshot. Si è visto un artwork. <ride> non era uno screenshot. Era un artwork. <ride> Che, insomma, come base comunicativa mi sembra un po' eccessiva. No, no, Mizar. Allora, raga che, che Baldur's Gate 3 abbia insegnato qualcosa, non c'è dubbio. Perché sicuramente il successo che ha avuto Baldur's Gate 3 verrà preso ad esempio, senza, senza dubbio, da chiunque decida di fare un GDR. E io spero sia ad esempio anche di... Anche per chi fa GDR più marcatamente commerciali e marcatamente action e semplicistici, a dimostrazione del fatto che puoi fare un gioco complesso, approfondito e stratificato e vendi lo stesso. Era una cosa che già si sapeva vent'anni fa, per qualche motivo al solito il mercato si è evoluto nel, nel, nella forma sbagliata e quindi si è andati un po' verso la semplificazione del blockbuster. E del GDR blockbuster, quando in realtà non ce n'è mai stato il bisogno e quando in realtà ormai c'è un pubblico enorme che è più che disposto anche ad approfondire titoli complessi, sicuramente il successo di Baldus Gate 3 farà da esempio e porterà molti sviluppatori a creare dei sistemi un po' più stratificati rispetto a quelli che magari avevano concettualizzato inizialmente per vendere. Ma se vi aspettate che qualcuno faccia uscire qualcosa di comparabile a Baldus Gate 3 nei prossimi 5 anni, state veramente molto freschi. È un principio molto simile a Tears of the Kingdom. È un principio molto simile a Red Dead Redemption 2. Eh, e adesso tiriamo in ballo anche Rockstar, non vi preoccupate. È un principio molto simile a molti giochi fatti da team con o risorse infinite o talento incredibile. Nel caso di Baldur's Gate 3, è il talento incredibile. Uh, non è che potete aspettarvi che qualcosa arrivi a quei livelli o superi quei livelli nel giro di pochi anni. Se non addirittura mai, ve <ride> lo dico con grande sincerità. Cioè, mi aspetto che l'Aryan possa superare l'Aryan, non mi aspetto che molti altri team abbiano quelle capacità. Mi aspetto che Nintendo EAD possa superare Nintendo EAD, non ci sono molti team che hanno quelle capacità. Eh, mm. Mi aspetto che Rockstar possa fare roba con i valori produttivi di Rockstar. Grazie a Desikira per l'iscrizione. C'è poca gente che può fare roba con quei valori produttivi lì. Quindi ridimensioniamoci un attimino, cerchiamo di guardare realisticamente alle cose. È plausibile che escano dei capolavori quest'anno? Assolutamente sì. Ci sono dei giochi che secondo me promettono molto bene. È plausibilissimo che esca della roba fantastica. Non vi aspettate un Baldur's Gate 3 nel 2024. Ma neanche nel 2025, ma neanche nel 2026. <ride> cioè, nel migliore dei casi, forse tra un paio d'anni fanno un DLC. Ok? Ok. Mm. Engine è vero che adesso esce Palward. Io, più vedo video di quel gioco, più mi sembra una cagata pazzesca. Non so neanche se è già oh uscito. No. Esce, tipo, dopo domani. Grazie Murtag per l'iscrizione. Esce domani, dopodomani Palward. È uscito addirittura oggi quando è uscito Pal quando esce Palward su Game Pass usciva oggi o... il 19 ok il 19 quindi abbiamo, con comodo sì quello lo porto lo porto e credo che sarà una cagata incredibile <ride> davvero la, le, di, di, il mio senso critico quel poco che ho visto mi lo sta facendo sembrare una cagata abominevole magari mi sbaglio magari in realtà è una cafonata molto divertente ma mi dà l'impressione di essere veramente una porcata uh... Ma vedremo, vedremo. È divertente portare le porcate live, quindi... O magari mi sbaglio, magari in realtà è anche, è anche divertente. Uh, però, boh, mi dà l'impressione di essere una mezza puttanata. Uh, però, vediamo, vediamo. Sì, esatto, bisogna vedere cosa offre oltre a Pokémon con le armi da fuoco. A parte che ho visto dei video del, dello shooting e mi sembra che non ci sia minimamente feedback. Quindi, boh con Monster Hunter Wild nel 2025 Resident Evil 5 sarà eh, 5? nel, nel 2026 eh, già no, Resident Evil 5 secondo me è più in là al 2026 eh, parliamoci chiaro eh, oddio non è detto, in realtà dipende da quanto ci mettono a svilupparlo, però io credo che nel 2025 se arriva a un Resident Evil arriva al 9 eh, che non è neanche impossibile che Capcom faccia un'annata sia con Monster Hunter che con Resident Evil eh, perché non c'è non c'è motivo eh, però Pregi, multi paga con stipendio o ad articolo? Dipende da chi sei e da cosa ci fai, figli, scegli. Io vengo pagato un fisso, eh, c'è gente che viene pagata ad articolo e collabora, vengo pagata ad articolo, c'è gente che ha un fisso sulle news, c'è gente che ha eh, uno stipendio a contratto, dipende dal tuo ruolo all'interno dell'azienda. Eh, il mio è avere un compenso fisso, ma non full time, quindi... Quello è, <ride> come tutte le aziende ragazzi in Italia, sono un po' sono, sono molto flessibili, diciamo, sul lavoro, anche un po' per le spese effettive, un po' per la perché ogni situazione va valutata. Soprattutto nel digital, bisogna valutare. Hai fatto tu l'anteprima di persona? Sì, Priz Rosso. C'è il mio nome sull'articolo. Eh, quindi, se volete leggervela, è su multiplayer. Eh, C'è tutto quello che ho visto eh, durante la demo. Eh, con le mie impressioni sul tartaro sul loop, su, sullo stile di gioco eccetera, eccetera 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 come detto sono rimasto positivamente impressionato hai detto che Intel scappa dall'Italia in che senso scappa dall'Italia cioè chiude gli uffici o, o ritira i prodotti perché chiude gli uffici non mi sorprende chiude gli uffici non mi sorprende perché spesso purtroppo eh, il digital in Italia eh, o comunque la produzione in Italia spesso e volentieri non conviene L'investimento in Italia spesso e volentieri non conviene purtroppo uh, uh, è plausibile che ci sono. Ci siano Ci siano. Cioè, in, in Italia, ragazzi, è, è purtroppo un problema. Anche investire. Da una parte è un bene perché, uh, perché da una parte noi abbiamo molti più diritti del lavoratore. Questa è una cosa positiva. Eh uh, e il fatto che molte aziende non vogliano aprire qua è perché qua gli costa e gli tocca stare attenti anche alle condizioni dei lavoratori e ovviamente questa cosa gli costa di più in termini di tempo e fatica e quindi tanto vale andare in paesi che sono molto più rilassati su questa cosa. Eh, Dall'altra è vero che su molte cose a livello proprio... A, a livello proprio di gestione degli investimenti e delle aziende, siamo molto ottusi come paese e quindi magari anche quando certe aziende accettano di stare alle nostre condizioni, uh. buttiamo tutto per aria. Grazie, Drow, per l'iscrizione. Qui non so quale sia la motivazione, ma dover fare due più due sospetto che sia una questione di costi del lavoro e diritti del lavoratore che li ha portati a, sp a spostarsi in paesi dove possono fare quel cazzo che vogliono. Che è un peccato, perché ovviamente più aziende produttive è meglio, ma oh, se, se questi non volevano, non volevano stare alle condizioni nostre se ne vadano anche a fare in culo. <ride> cioè, molto molto semplice. Io, come ho già detto varie volte, per quanto mi riguarda un mondo in cui i lavoratori non hanno diritti è un mondo sbagliato alla base ed è un mondo che va allo scatafascio istantaneamente. Purtroppo si sta muovendo sempre più verso quella roba lì. Però c'è un punto di rottura, ragazzi, eh. C'è un punto di rottura, lo diceva anche Simone ieri. Terrore giacobino. A un certo punto si arriva alle ghigliottine. E lì che cazzo fai? Eh, boh, vediamo. Ciao Luigi, che ne pensi della console portatile di Commodore? Oddio, Tartulus. Dubito fortemente. Allora, non so sinceramente di cosa tu stia parlando. Se c'è un Commodore mini. È una, è una solita operazione nostalgia che può essere molto carina ma niente di che se stanno facendo una consola a parte bisogna vedere come la gestiscono se qualcosa di piacevole tipo la console quella di design con la levetta che era molto, era molto piacevole ma non mi aspetto che spacchi il mercato mi aspetto che sia un'operazione nostalgia piccolina con ben poche possibilità di successo Conos conosco Takeshi Kitano. Sea sì, Worldwide Cine. Mi piace anche molto Takeshi Kitano. Uh apprezzo molto il suo Zatoichi ad esempio lo, lo, lo apprezzo moltissimo ma anche Brothers è un film che mi piace moltissimo e Kitano io lo apprezzo in generale come personaggio perché è tutto pazzo è uno che ha fatto mille cose ha sempre ha fatto la tv dell'assurdo fa tuttora la tv dell'assurdo ma a livello cinematografico cioè lui è un pazzo scatenato ma a livello cinematografico su varie cose è molto è, è, un, è un genio console stile Steam Deck allora non è una console ragazzi smettiamo di dire che le Steam Deck sono dei console ragazzi le Steam Deck sono dei, dei PC portatili, cioè sono dei PC portatili che fa, orientati verso il gaming, ma di PC portatili si tratta. Sono con, sono uh, computer portatili da gaming a base Windows, molto orientati verso la portabilità, ma non sono delle console, non hanno architetture uh, usano Windows o al massimo Linux come OS, robe robe che non sono diverse dai da, 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 dagli hardware delle console classiche. Uh, Esattamente, è un PC con un form factor diverso, non sono console. Tra l'altro, avevamo parlato di Rockstar, ragazzi, Rockstar che fa causa a Remedy mi fa morire da ridere. Eh, io sono dell'idea che a un certo punto nelle grandi aziende gli uffici legali non sappiano cosa fare e visto che non sanno cosa fare quel giorno vanno a rompere i coglioni alla gente, a prescindere, no? Perché tanto hanno i soldi per fare cause legali a caso e quindi lo fanno. E tipo Remedy ha cambiato il logo e ha messo la R come logo, però il logo è diverso da quello di Rockstar. E Rockstar non ha il copyright sulle R. Perché la lettera R, io non credo che tu la possa. Tu non credo possa avere i diritti sulla lettera R, capito? Così come la Apple non può avere i diritti sulle mele. Se tu fai un logo identico alla mela di Apple, è ovvio che loro legalmente ti fanno il culo. Però, ad esempio, non può, Apple non può andare da Apple Bees e dire voi dovete togliere la mela dal logo. <ride> perché le mele non sono copyright di Apple, ok? l'immagine di una mela è stilizzata, non è copyright, quindi la, la cosa bellissima è che Rockstar è andata a fare causa a Remedy a quanto pare per via del logo che ha la R e magari la gente si confonde ma non potete ma quella roba lì è assurda, quella roba lì è tutta legata al sistema legale americano dei copyright americano che è una roba che è un far west totale dove questi possono rompere i coglioni su qualunque cosa io spero vivamente trovino un giudice che gli dica che gli dica cioè, non potete fare causa per una roba del genere, non potete avere copyright su questa cosa e avete pure rotto il cazzo quindi ora pagate voi. Eh, però, però boh, vediamo, ragazzi, perché col sistema, il, le magie del sistema legale americano. Vai a, vai a saperle. Però è davvero un'assurdità. Una, un cioè, proprio il, il, le battaglie legali a cazzo di cane, perché sono uffici. Questi sono chiaramente uffici legali di gente che si annoia che non sanno che cazzo fare. È veramente allucinante. Sì, poi Remedy sta facendo il remake di Max Payne. Matteo, con la licenza di Rockstar. Quindi, è veramente allucinante. Poi io credo che questa cagata finirà a tarrlucci e vino. Eh, cioè, la chiuderanno, la chiuderanno molto velocemente, senza danni da una parte o dall'altra, e senza particolari casini. Però trovo veramente assurdo che un'azienda di quelle dimensioni possa fare ca causa a caso alla gente per ste cagate senza ripercussioni. Perché lì sono veramente gli uffici legali. che non, per, per, per far vedere che sono utili, e in realtà dimostrano l'esatto contrario, fanno cose a caso. È uscito un trailer di Frostpunk 2 nuovo con nuovo gameplay. Frostpunk 2 sembra molto figo. Eh, non so quando esce quello. Però anche quello sembra tanta roba e potrebbe essere un altro dei gioconi di quest'anno. Uh, Poi che altro è uscito di news? Non lo so, fatemi domande. Che Chiacchieriamo. Sì, ho visto The Twins, ne abbiamo parlato prima di Stalker 2. Secondo me consideresti un Metroidvania su Xbox che non sia impegnativo come Hollow Knight e il nuovo Prince of Persia? Beh, se hai giocato gli Ori, oddio, per i sofferti è un po' più difficile degli Ori. Uh, su Xbox, Metroidvania, non particolarmente impegnativo, beh, c'è Bloodstained. Bloodstained è carino, anche se graficamente non è assolutamente a quel livello lì, ma boh. La serie di Baldur's Gate 3 avrà una cadenza male. Uh, io non credo di poter avere cadenze. Io non credo di poter essere una persona organizzata nella vita e neanche nelle live. Le cose le faccio un po' a braccio, infatti, come vedete, non ho mai neanche una schedule per le live. Perché ogni due per tre può succedere qualcosa. Magari che cazzo ne so, sto facendo della roba, magari cioè, esce della roba all'improvviso, magari mi mandano un codice di qualcosa, magari esce una news importante, quindi manderei a puttare tutti, tutti i progetti. Quindi preferisco avere come schedule la roba più semplice del mondo, ovvero che è letteralmente, di norma faccio live alle 8, ma se c'è un evento importante, una presentazione importante, aspettatevi che io la segua live, che è molto più facile, molto più leggibile come cosa. Um, Baldur's Gate credo lo porterò um, per tappare i buchi, cioè in generale quando non c'è qualcosa di importante, quando non c'è qualcosa di, di, di significativo, quando non c'è magari un gameplay nuovo da seguire, Baldur's Gate è un fantastico riempitivo che può durare l'infinito, dipende da quanto verrà seguito e io non mi aspetto che la gente lo segua tutto fino all'atto 3, non so neanche se ci arriverò all'atto 3, vediamo finché regge, vedo che c'è un po' di gente che lo segue su YouTube, vedo che c'è un po' di gente che lo vuole vedere su Twitch, vedo che c'è un po' di gente che guarda la run interessata perché scopre un sacco di cose che magari non ha fatto e quant'altro... Uh, poi c'è sempre la questione che io gioco Baldur's Gate 3 a 4 volte la velocità di una persona normale, un po' perché adesso ormai dopo aver fatto tutte quelle run vado avanti a velocità luce sui dialoghi, non li leggo neanche più, è un po' perché vado, è un po perché vado, vado dritto e so già che cosa devo fare, uh, però appunto in generale... Mi piace. Conosci Italia Sparta? A questo ho visto un paio di suoi video sulle build di Baldur's Gate. Uh, più che decenti, assolutamente sì. Exo. Uh, un paio di build non mi hanno fatto impazzire. Le avrei ottimizzate diversamente. Però un paio sono erano molto solide. Uh, sopra era stata condivisa una notizia con Zio Storm. Sì, era quella roba del, di Shadow of the Earth 3, uh, Arbiter. Era quella roba con Zio Storm che, che aveva detto. Hanno messo un pacchetto per il DLC di, di Elden Ring. Sì, però, ragazzi, Zio Storm è una. è. È un po' un babbo di minchia, eh? cioè è un po' un babbo, è un po un babbo di hype, sperticato. Cioè, è uno di quegli youtuber che ormai uh, ha fondamentalmente legato a doppio filo il suo marchio a Front software. E quindi ogni volta che esce una minima cagata di Front software o qualcosa di minuscolo si muove o esce una qualunque voce, deve farci addosso. 14 video del cazzo che non hanno informazioni e non, non dicono niente, cioè, eh, e a me sinceramente, e a me sinceramente gli youtuber che fanno i contenuti così fanno un po' girare il cazzo, è un po' tipo Rage Gaming Videos, eh, che, che magari un paio di video decenti li fa ogni tanto, però visto che deve fare contenuto e deve fare roba raffica, guarda quali sono i video che, fa, che tirano e fa 128 video superficiali da 5 minuti su un gioco tipo cazzo Rage Gaming video su Baldur's Gate 3 ha copiato mm -hmm. le build di Reddit eh, grazie Mascal per l'iscrizione grazie Cali Life per l'iscrizione copia tutte le build di, 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 di Reddit mm -hmm. e ci fa 40 video in un mese cioè è una roba che a me fa fa veramente cadere le palle Prima fa, uno, fai qualcosa di tuo. Due, poi almeno ogni tanto, se la build è di qualcun altro, almeno nominano. Chi è quell'altro? Però veramente Cristo Santo. Cioè, io da una parte li capisco, eh, lo capisco perfettamente. Cioè, se campi di YouTube, l'unico modo che hai per campare di YouTube è fare o fai pochi video e fai miliardi di visualizzazione, o fai video raffica tutti i giorni e fai qualche decina di migliaia di visualizzazione su tutti i video. Ed è un problema a livello, a livello contenutistico, perché ovviamente se devi cagare fuori raffica o hai un team che ti fa la roba, o è ovvio che la qualità media dei tuoi video crolla. C'era stata anche c'era anche stato questo video di Edge bomb sul plagio che aveva fatto vedere anche ad esempio Angry Video Game Nerd che ormai delega i suoi video, non li scrive più, non li, non li, non li scripta più, non fa più un cazzo, eh, fa tutto, tutto gli altri e poi copiano anche la roba per cagarli fuori. Non gliene frega neanche più un cazzo perché tanto non gli interessa più. Ormai si è rotto i coglioni e lo fa soltanto per farci soldi. Eh, perché c'è tanta gente che lo fa e va avanti per passione. E, ma e magari ci fai i soldi ma c'è molta più gente che a un certo punto lo fa diventare una, una produzione aziendale e ovviamente lì è una roba è una macchina costante che non ha più dietro un minimo di passione o intento eh, ed è, è purtroppo è, è, è una triste verità di queste piattaforme ragazzi ma worldwide Matt Pat si è ritirato, ma molti si ritirano. Beh, allora, dall'altro canto, dall'altra parte, c'è anche questa cosa non sottovalutabile: del fatto che magari, se, è, se hai fatto YouTube tutta la vita per 20 anni, hai 40 anni e i soldi li hai fatti, magari puoi anche levarti dal cazzo. Cioè, io ve lo, ve lo dico con grande sincerità: se uno si è rotto i coglioni e ha fatto i soldi. C'ha tutto il diritto di levarsi dalle palle, eh? perché comunque, regà, è un lavoro più stressante di quello che sembra, soprattutto se sei un personaggio pubblico molto noto. Uh, però, dall'altro c'è anche chi continua tutta la vita perché è proprio la sua passione. Comunque dicevo, il primo Fable Worldwide per l'epoca era un action GDR molto basilare, sistemicamente, ma molto divertente. Era un gioco bello in realtà, non era un brutto gioco Fable, infatti ebbe successo. Fu un gioco molto inferiore alle aspettative, ma perché lì era Molinot che faceva il Molinot e aveva promesso tutte le cose di questo pianeta, e poi ovviamente non c'era niente di vero. Uh, o comunque c'era poco di vero di quello che aveva promesso. Nonostante questo, nonostante ci fosse un, boh, un ventesimo di quanto Molinot si era inventato nelle sue presentazioni, Fable resta un gioco solido, che ha fatto il suo all'epoca. Hai provato la demo di Granblue Fantasy Relink? Ma in realtà a Frank Tech no, non ne ho neanche bisogno, perché io ho giocato Granblue Fantasy Relink settimane fa durante un evento stampa, quindi ho già provato il gioco. Non so come sia strutturata la demo, però so perfettamente com'è il gioco. Uh... Secondo te Persona 6 riuscirà a riavvicinarsi al livello del 5 o a scino è fondamentale per il Persona Studio? Ma Desichira Atlus ha degli ottimi talenti. Per i JRPG e ve lo dico con grande sincerità, io preferisco Shin Megami Tensei 5 a Persona 5. Ve l'ho detto varie volte, ma perché a me non dispiace la questione dei social link e dello slice of life, ma a me piacciono molto di più i JRPG hardcore, molto più strutturati a livello meccanico e molto più punitivi, che sono per lo più dungeon, esplorazione e combattimento. E questa cosa qua, Shin Megami Tensei 5, la fa 100 volte meglio di persona. Perché le mappe di Shin Megami sono brillanti. E il combat system di Shin Megami Tensei è il press turn di Nocturne perfezionato. Ed è una figata pazzesca. E la difficoltà è molto alta, tra l'altro. Soprattutto se fai come me e cerchi di fare il finale segreto alla prima run. La difficoltà è bella tarata verso l'alto. E quindi è una roba che io adoro. Uh, ok? Quindi io preferisco Shin Megami Tensei a. Persona 5, Shimegami Ten 6 non l'ha fatto il Persona Team, non l'ha fatto Ashino uh, Ashino. Sta facendo Re Fantasio, che sembra essere strutturalmente abbastanza simile ai Persona, però magari non è necessariamente in linea con quello. E potrebbe essere un po' più gameplay oriented e un po' meno social link oriented. Vediamo, non si sa ancora. Bisognerà vedere quando uscirà Re Fantasio. Ma mi aspetto che Re Fantasio, strutturalmente, sia simile ai Persona il fatto però che. I team esterni ad Atlus... abbiano fatto due ottimi JRPG. Allora, un JRPG della Madonna che è Scimmigrant 6-5, e l'altro che è Soul Hackers che era un po' più rasciato, ma comunque è un buon JRPG. Mi lascia intendere che dentro ad Atlas non ci sia un team bravo a fare JRPG, ma ce ne siano almeno tre. Quindi non so se Persona 6 sarà bello più o quanto il 5. Però io credo che i talenti ce li abbiano e che ci siano ottime motivazioni per avere delle buone aspettative. Poi Ashino è, il, è un po' l'anima dei Persona e ha fatto grandissimi giochi. Vedremo se Re Fantasio sarà meglio di un eventuale nuovo Persona oppure se, se a un certo punto si sentirà la mancanza del Capoccia. Ah... Uh. Secondo te uh, Hades 2 uscirà quest'anno? No, Hanno già detto di no, Ziffons? Hanno uh, già detto di no. Quest'anno c'è l'Early Access e l'Early Access secondo me lo fanno durare almeno un anno. Quindi nel 2024 arriva l'Early Access di Hades 2, che sicuramente avrà un, uh, un impatto sul gioco plausibilmente molto simile a quello che ha avuto sul primo Hades, quindi un ottimo impatto. Uh, però si fanno un, almeno un anno di, di, di early access lo fanno tutto e dopo un anno di early access l'anno prossimo esce su press of Persia hai detto che sei andato spedito ma riuscivi a prendere anche i vari materiali side quest alcune side quest le ho fatte den alcune non sono riuscito a finirle uh, però uh, il gioco è bello grosso e non è che gli manchino i segreti cioè, certe robe le devi cercare quindi insomma non è facilissimo trovare tutte le side quest, eh. puoi tirare dritto e finirlo molto prima, ma è comunque un gioco lungo, oppure puoi cercare di fare tutto quello che puoi fare e lì ci metti un po' di più. Le Relax di Iris 1 è durato quasi due anni. Sì, ma credo che durerà di meno Action Luke a questo giro perché comunque hanno già le basi del primo Hades. Quindi non è che stavolta devono fare il gioco da zero o devono strutturare tutto il gameplay. Sicuramente cambieranno un botto di cose, faranno un sacco di novità, miglioreranno un sacco di situazioni. Non dubito che sarà un gioco sensibilmente diverso in molti aspetti dal primo Hades, però credo che abbiano bisogno di meno feedback rispetto al primo gioco. Il feedback sarà comunque preziosissimo, importantissimo. Ma a mio parere eh, ci sono ottime probabilità che gli servirà di me meno tempo. Farei tu una recensione di Tecnotto? Sì, Nicola. Sarò io a recensire Tecnotto. Senza dubbio, anche perché picchiaduro su, su molti li faccio quasi tutti io. Quale più, quale meno. Ma normalmente li faccio tutti io. E non vedo l'ora, sinceramente, non vedo l'ora. Ho grosse aspettative per Tecnotto. Quelle volte che l'ho provato mi sono divertito come un balordo. E ho tutta l'intenzione di mainare Victor e Claudio a sto giro. Voglio mainare Claudio e voglio mainare Victor. Victor sembra un personaggio divertentissimo e fastidiosissimo. Claudio è un personaggio invece che mi piaceva già molto in Tekken 7. Era il mio secondario in Tekken 7. Lo voglio far diventare il primario perché in Tekken 8 mi sembra si sia rinforzato molto. Gli hanno tolto un paio di cose, però. Esatto. Il mio potere, rilascio! Ti è arrivato il calcio di Tekken 8? Non ve lo posso dire, Paolo Pollo, se ce l'ho oppure no. Per quanto ne sappiate, no. <ride> se, sono, se, se anche me l'avessero mandato, non ve lo potrei dire. Quindi è inutile che me lo chiediate. Molto semplice. Sì, uomo e Main Akazuya. Non ho assolutamente l'esecuzione per usare un Mishima. Anche se eh, gli elettrici e l'uso dei Mishima in questo gioco sono stati un po' eh, migliorati, perfezionati e ritoccati. E ti... ora sono più facili da usare i Mishima. Però sono comunque personaggi che non riesco a usare col. Non riesco a usare con efficienza totale. Io ho bisogno dei gorilla, ragazzi. Voi, voi scherzate su Kuma e Panda, ma Kuma e Panda a sto giro mi interessano parecchio. Gin lo usavo tanto. Gin era uno dei personaggi che usavo di più nel 3, death Wings. Gin uh, mi è sempre piaciuto molto come personaggio, ma è un personaggio troppo difficile da usare per me. Non riesco a gestirlo. È davvero troppo difficile da usare per me. Non riesco proprio a usarlo decentemente. Uh... Infatti preferisco personaggi che siano meccanicamente semplici e piuttosto accessibili eh, a livello di esecuzione, che ti permettono di fare le cose con grande facilità. E infatti mi sono trovato molto bene con Claudio perché comunque a livello di sistema è piuttosto basilare. Eh... E invece Victor, quello che ho provato, venivano le robe a, mi venivano le robe a caso con una facilità incredibile. Quindi sembra essere un personaggio complesso come mosse, ma molto facile come esecuzione. Quindi mi interessa molto come personaggio. Sono molto curioso di vedere come com 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 va. E anche gli orsi comunque mi ispirano, vabbè, Paul, continuerò ad utilizzarlo perché è un personaggio che adoro. Uh, mi incuriosiva anche Low, perché pare che abbiano semplificato tanto anche Low a sto giro, e quindi tornare a usare Low non mi dispiacerebbe. Ce ne sono tanti di personaggi che, che, che mi incuriosiscono. Uh, mi piace tantissimo Reina, ma Reina mh, è veramente complicatissima. Reina è super complicata e proprio non ce la faccio. Come vedi la situazione del gaming occidentale e orientale? Beh, al momento, Tom, uh, il gaming orientale mi sembra messo molto meglio a livello produttivo perché eh, stanno consolidando allora non vale per tutti i team perché anche in Oriente ragazzi ci sono dei team che tagliano posti, ci sono dei team che hanno dei problemi produttivi enormi ci sono dei, problemi che hanno dei, problemi dei team che hanno dei problemi gestionali enormi quindi non pensiate che lì sia idilliaco però i team grossi che stanno avendo successo mi sembra stiano consolidando molto meglio la loro forza lavoro e stiano gestendo molto meglio non solo i costi ma anche i progetti interni in Occidente invece mi sembra che, grazie per l'iscrizione, inseguendo questa cosa del guadagno ad ogni costo e questa roba della produttività sempre in crescita, stiano tagliando troppa gente e stiano gestendo troppo male i costi e, e le catene produttive. E questa roba qua, ragazzi, avrà inevitabilmente delle ripercussioni mh, a lungo termine, perché come vi ho spiegato un milione di volte, non puoi tagliare gente a cazzo. Mi sembra che ci sia una divisione molto più netta tra il management e lo sviluppo nei team occidentali rispetto a quelli orientali ed è una cosa negativa perché quando il management taglia gli sviluppatori spesso e volentieri lo fa o con grande superficialità o senza una considerazione abbastanza dettagliata di quanto importanti siano determinati i membri del gruppo e vi ho spiegato una miriade di volte. Che puoi creare dei problemi enormi a livello produttivo e allungare la produzione di un gioco di mesi, quando fai un taglio a cazzo di cane a un team senza, eh, senza andare a calcolare attentamente o senza consultare quelli del team prima. E, e succede spesso nelle aziende occidentali, eh. succede, sta succedendo troppo spesso e quest'anno, e l'anno scorso in particolare, è stato un massacro. Da questo punto di vista, come vedi Sony, Tom Bombadillo, una delle peggiori, letteralmente. Al momento Sony la vedo come una delle peggiori a livello manageriale, a livello gestionale interno, se non fosse per la forza effettiva dei team che hanno, perché comunque hanno team come Insomniac, Naughty Dog. Hausmark, uh, quindi hanno dei team molto forti dal punto di vista produttivo. E se non fosse per l'ottimo rapporto che hanno con i third party, che comunque gli coprono i buchi, uh, sarebbero allo scadafascio. Perché Sony ha sbagliato tutto negli ultimi anni. E la roba dei, dei gas e la spinta sui gas è stata una cazzata abominevole. Tra l'altro, completamente priva di lungimiranza. E io li vedo molto male, uh, o meglio. Se non fosse per i loro team li vedrei molto male. Uh, a mio parere c'è l'elevata possibilità che si salvino comunque il culo, nonostante una gestione, a mio parere, veramente stupida negli ultimi anni, sia a livello di comunicazione che interna. Uh, secondo me loro continueranno a salvarsi il culo per via dei team, che hanno sotto, per via dei, team dei PlayStation Studios. Però ho paura che possano, possano rovinare pure quello. Ho paura che le, le mosse strategiche che hanno fatto negli ultimi anni siano, abbiano potenzialmente eh, mandato a fanculo anche la produttività dei loro team migliori. E quella roba lì è... Fa, fa, fa... Sì, l'analisi che riporta la preferenza del single player rispetto al multiplayer sulle console Sony fa molto ridere e ti fa capire che forse non sono così bravi a studiare i dati. Però, boh... Vedremo. Secondo me continueranno a salvarsi il culo un po' per la fidelizzazione del loro pubblico e un po' perché comunque hanno sotto le chiappe delle esclusive molto forti e dei team molto forti, però al contempo, a un certo punto deve tornargli indietro il boomerang. Eh. Cioè hanno gestito col culo la situazione per anni. Cioè, la gestione di Jim Ryan per quanto mi riguarda, al di fuori di un paio di mosse riuscite è stata, è stata ridicola. Veramente ridicola. E non credo che sia migliorata molto adesso. Bisognerà vedere con chi lo sostituiscono. Ma secondo me gli anni di Jim Ryan potrebbero aver fatto male. Eh? Potrebbero aver fatto molto male per il futuro di Sony. Quindi vedremo come andrà. Vedremo come andrà. Ma ora come ora, se dovessi fare una scommessa buttata a caso, tra qualche anno. Massimo una decina d'anni. Eh, credo che le situazioni attuali verranno invertite. E eh? che Sony non sarà più a. a sul trono de de delle console che poi sul trono delle console adesso c'è sta Nintendo per le vendite di switch vogliamo dirlo però diciamo che questa visione di Sony in largo vantaggio mi sa che si invertirà di rotta nel giro di qualche anno poi bisogna vedere perché anche lì eh, si, ci, mi sto basando soltanto su, sulle, sulla, sulle questioni attuali e su situazioni che sono ancora in completa evoluzione eh, non è detto che a Sony adesso non va da, non, Sony non, non sostituisca Jim Ryan con qualcuno che ha dell'intelligenza del criterio che magari cambia completamente certe direzioni intraprese e ristabilisce immediatamente tutto quanto uh, non è detto che non esca non gli, non gli vada di culo e uno dei loro progetti Game as a Service effettivamente non esploda, la vedo difficile, ma è comunque una possibilità. Non è detto che non tirino fuori i loro team un paio di capolavori della Madonna che spaccano il mercato, sono tutte possibilità concretissime, ragazzi. Per come si stanno muovendo, non li vedo benissimo per il futuro. Ma soprattutto per la questione di cui parlavamo l'altra volta, quella dei costi dei videogiochi, sono troppo alti, ragazzi. Sono ingestibili, rischiano di diventare ingestibili. Cioè, gli bastano un paio di flop e sono nella merda, coi team. E boh, vedremo. Vedremo se effettivamente sta filosofia gli pagherà o a un certo punto non capiranno che stanno esagerando e noi che devono un attimino ridimensionare, riorganizzare e strutturare diversamente le cose. Secondo te, della Stovaz 3 lo stanno facendo. Credo che sia scontato, Dennis. della Stovaz è un marchio potentissimo che vende benissimo. E sono comunque giochi di straordinaria qualità, quindi non c'è motivo per cui non dovrebbero fare della Us 3. Magari ancora soltanto nelle fasi di concettualizzazione. Però quanto sarà costato Armored Corsair? Sicuramente 10 volte meno di qualunque blockbuster Sony recente. Arbiter, vai sereno, vai sereno. E non credo gli sia costato poco Armored Corsair, perché chiaramente è un gioco con degli ottimi valori produttivi alle spalle. Però non gli è costato tantissimo. Uh, non gli è costato, sicura, non gli è, sicuramente, non gli è costato 300 milioni di dollari. <ride> Quello ci potete stare sicuri, eh? Comunque, Homestar sul Plus salverà flow, Sony. Homestar Santibia ha messo Square di aver utilizzato degli artwork fatti con l'intelligenza artificiale. E a me sta roba fa veramente girare il cazzo. Ogni volta che qualcuno dice, Sì, abbiamo fatto degli asset con l'IA, mi passa la voglia di supportare il gioco. Veramente è una roba che mi dà un fastidio incredibile, ma proprio fastidio male, eh? Proprio fastidio male, cioè, pagateli cazzo di artisti. Cristo santo, vi costassero chissà quanto, pagateli cazzo di artisti. Uh, comunque, 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 comunque. Va bene, allora, il clone di Splatoon si virtual, virtual Gaming Library hanno aggiunto un sacco di roba su Armored Core. I Daci l'hanno aggiornato molto, molto bene. Armored Core. Comunque figlioli miei, eh, anche oggi abbiamo parlato un sacco di videogaming e di, di news, di cose interessanti, mi sono divertito molto come vi dicevo all'evento di, all di Persona 3, è stato un bel evento, mi sono, me la sono spassata, è stata un, una bella prova, il remake è molto interessante, tra l'altro arriverà su Game Pass, quindi insomma lo, lo porterò sicuramente live. Uh, che altro dire? Niente, domani credo che ci sarà ancora la, una live di Baldur's Gate. Perché vedevo che in un chat c'era un po' di gente che la voleva seguire. E nulla, ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti quanti. Passate una buona settimana. Che ora è? Che ora è? Sono le 21. È eh, martedì, che giorno è? Non è che. Vabbè, sti cazzi. Ah, no, non ho detto niente di The Last of Us 2 remastered È vero, scusatemi, no, no, ragazzi, allora, no, il cazzo, scusate, no, 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 ci vuole una piccola discussione su questa roba qui. <ride> non chiudo la live. Il cazzo, non chiudo la live. Aspettate un attimo, facciamo questi 10 minuti di, 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 di live audio, perché io continuo a dirvelo, ve lo, ve lo continuerò a ripetere all'infinito. eh uh, Certi giochi non hanno bisogno di remaster e giochi della generazione precedente non hanno bisogno di remaster. La remastered di The Last of Us 2 non è una remastered, è lo stesso identico fottuto gioco. Ok, lo stesso identico fottuto gioco uh, con delle aggiunte contenutistiche. E io non, non, non so quanto lo stiano vendendo, ma credo non a meno di 50 euro. Ma è un port, è una Director's Cut, letteralmente. È un po' una Director's Cut. E qui bisognerebbe capire un attimino cosa fare con le valutazioni delle Director's Cut. Perché The Last of Us 2 è un gioco della Madonna. Che vi piaccia narrativamente o meno, ragazzi, è un gioco della Madonna. Perché ovviamente molta gente si sofferma sulla narrativa, ma guardate che, ragazzi, The Last of Us 2 è un titolo comunque con un gameplay parecchio importante e delle cose a livello tecnico eccezionali, soprattutto che si notano le difficoltà più alte. Eh, è un gioco piuttosto complesso a livello di gestione degli avversari, del posizionamento degli avversari di quello che puoi fare in combattimento, di come te la puoi gestire a livello di approccio al combattimento, del patting dei nemici, di come ti rivelano, eh, di, del fatto che c'è una verticalità nel modo in cui ti rivelano, e quindi loro ti possono vedere anche quando sei in alto. Mentre nella maggior parte dei giochi, grazie a Anteros per l'iscrizione, mentre nella maggior parte dei giochi che un, dove c'è uno stealth, quando sei in verticale non ti vede un cazzo di nessuno, invece in The Last of Us 2 ti possono vedere. Eh, e hanno, hanno un'IA molto più complessa della media sia nel movimento che nel, nel, nel trovarti. Cioè, è un gioco della Madonna a livello tecnico, ma d'altronde è Naughty Dog, quindi che sappia fare i videogiochi non è una roba nuova. Sono dei mostri per quanto riguarda lo sviluppo. E poi c'è tutta la questione della narrativa: che comunque la narrativa è di grande impatto, è molto forte ed è assolutamente validissima. Okay? Va benissimo. Però queste operazioni a me fanno veramente girare i coglioni, cioè questo tipo di rem remaster che non sono remaster ma sono dei port diretti rivenduti a un prezzo più alto per cavalcare l'onda trans della transmedialità, ovvero quindi delle serie televisive, film e altre cose, sono cose che mi fanno girare i coglioni e mi sembrano veramente operazioni a costo zero pensate per spillare i soldi alla gente. Cioè eh, se non erro questo dovrebbe avere l'upgrade a 10 euro. Che è comunque uno spillare i soldi alla gente, eh? Ok? È comunque uno spillare soldi alla gente, anche se fai l'upgrade con i 10 euro. Però davvero male. Ed è una delle tante cose che Sony sta facendo male, male, secondo me, sta roba delle remaster di cui nessuno ha bisogno, perché un gioco di una generazione precedente che va sulla console attuale con la retrocompatibilità senza problemi, non è un gioco che ha bisogno di una remaster o di una riedizione. Piuttosto fai una patch al gioco vecchio e vaffanculo. Ok? Uh, Sono proprio che mi, cose che mi danno fastidio. E tra l'altro, esatto, poi è, 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 esatto, cioè se fosse stata una roba tipo Ragnarok con Valhalla che ha fatto un'espansione molto figa, a quanto pare, completamente free, lì fantastico, lì bellissimo, lì hanno fatto una gran roba, ma queste operazioni qua a me fanno solo girare i coglioni e hanno fatto la stessa cosa col primo The Last of Us È inutile che ci raccontiamo stronzate, ok? E in più pare vogliano farlo anche con Horizon e se e, e, e veramente se lo fanno anche con Horizon qua siamo veramente al ridicolo e qui bisognerebbe capire su come valutare queste operazioni perché io capisco che abbia preso una pletora di 9, 9,5 sto, 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 sto remaster ma perché il gioco alla base è da 9, 9,5 cioè è un, è un capolavoro per molti aspetti è un gioco eccezionale quindi capisco perché abbia preso sti votoni della madonna però bisognerebbe Capire se, uh, se forse è il caso di valutare quando si tratta di. Cioè quando si tratta di remake, no. Quando si tratta di remaster, a mio parere, sarebbe il caso di valutare l'operazione di remaster. E quindi se è una roba tipo come hanno fatto Metroid Prime Remastered, che è una remaster del Cristo. Lì capisco il votone. Ma una cosa così, secondo me, andrebbe penalizzata un bel po' di più. Però, boh, è pur sempre una discussione difficile perché non, non, non ci può essere un modello unico per questo genere di valutazioni, non ci può essere una visione unica per questo genere di review e quindi non si è mai d'accordo con quella o quell'altra cosa. Uh, vabbè, è sempre una discussione difficile. Io sono assolutamente in disaccordo con queste operazioni. Dovreste conoscermi ormai, ve ne ho già parlato varie volte, che sono cose che mi fanno girare il cazzo e c'è poco altro da dire. Però, però, vabbè. Ma Greta, ma non è vero che vende uno sfacelo? Cioè, il, il, la remaster su PC della Stova 1 ha venduto un cazzo. Cioè, a parte che era una merda, è uscita che era una merda, aveva dei problemi tecnici terrificanti e ci hanno messo mesi a sistemarla. Però non ha venduto una minchia, ad esempio. Quindi, insomma, non è che poi ste vendano così tanto. E io non sono così convinto che The Last of Us 2 su PS5 venderà l'ira di dio. Considerando che tanto The Last of Us 2 ha venduto l'ira di dio già su PlayStation 4. Cioè, non so quanta gente se lo ricompri, eh. Boh. Secondo me, iniziano a essere delle operazioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Anche per l'utenza, per l'utenza da più di massa. Quindi, boh, vedremo. Comunque, eh, ragazzuoli, sì abbiamo chiuso con questa. ehm um... Ma va bene comunque, ci vediamo domani. Con, come dicevo, con la live di Baldur's Gate 3. Ma un bacione a tutti e alla prossima! Ciao!